Bentornati amici di androidblog.it per questo nuovo video nel quale andremo a parlare di OnePlus One, uno smartphone che sta facendo molto parlare di sé e che presto arriverà sul mercato con una scheda tecnica molto interessante, un prezzo di vendita altrettanto interessante e una data di uscita ed una fase di commercializzazione un po' frammentata, ma comunque che si dovrebbe risolvere con un via libera nelle prossime settimane o comunque nel giro di un mese e o poco più. Partiamo dalla scheda tecnica molto interessante, visto che dai primi benchmark è emerso che questo smartphone è il migliore visto sul mercato, almeno dal punto di vista tecnico potenziale, fino a questo momento. Quindi nel 2014, tra quelli usciti fino adesso, non c'è uno smartphone che riesce a superare OnePlus One per quanto riguarda la reattività, la capacità di calcolo eccetera eccetera, quindi nelle prestazioni generali, compresi i nuovi Samsung Galaxy S5, HTC One M8. Quindi pochi mesi di tempo per organizzare tutto il lavoro ha già sorpreso, soprattutto perché in pochi mesi è stato fatto uno smartphone di altissimo livello che è riuscito a battere la concorrenza dei veterani del mercato. Un risultato possibile ovviamente grazie al lavoro di Pete Low, che era il vicepresidente di Oppo Electronics e che ora si sta concentrando su questa filiale di Oppo Electronics, che è un altro brand cinese che si è appunto staccato producendo OnePlus One, e quindi OnePlus la società e il modello OnePlus One. Una scheda tecnica impreziosita da uno Snapdragon di ultima generazione, 3 GB di RAM, 13 megapixel per il sensore della fotocamera principale, possibilità di girare video in 4K e soprattutto un software Android 4.4 gestito però da CyanogenMod S11, quindi una versione software innovativa, assolutamente esclusiva, che verrà introdotto sul mercato appunto con l'uscita di OnePlus One, quindi sarà disponibile out of the box e non sarà invece, gli utenti non dovranno quindi installarla in seguito come succede sui vari smartphone top gamma e di gamma media fino a questo momento. Abbiamo quindi diverse novità interessanti che verranno ovviamente svelate nel corso della fase d'uscita. Puntiamo però l'attenzione su proprio l'aspetto software, che con CyanogenMod S11 potrebbe essere qualcosa di non rivoluzionario ma comunque molto ma molto interessante, visto che Cyanogen offre sempre delle soluzioni software molto interessanti con una capacità di personalizzazione elevatissima e tante feature interessanti non disponibili su altre interfacce utente magari di Samsung, HTC, e quindi gli utenti proprio preferiscono passare da questa interfaccia utente dei brand ufficiali a CyanogenMod, la versione CyanogenMod del sistema operativo. Passiamo quindi al prezzo di vendita, che è un'altra variabile tra le più interessanti viste su questo OnePlus One. In Italia verrà offerta 299€ per quanto riguarda la versione da 64 GB. Non ci sarà la versione da 32 GB, questa è una decisione che io apprezzo tantissimo, visto che la versione da 32 GB mi pare sempre essere un compromesso tra quella low cost, quella da 16 GB e appunto quella con memoria massima, che è utilizzata dagli utenti che vogliono il massimo delle prestazioni ottenendo magari maggiore spazio di archiviazione o comunque la possibilità di installare più applicazioni. Passiamo invece alla data d'uscita, che è prevista in tre momenti. Mi spiego meglio, nella prima fase, che si concluderà nei prossimi giorni, nei primi di maggio, abbiamo il concorso Smash the Phone, che premierà 100 utenti che saranno in grado di ricevere lo smartphone e potranno provarlo nella versione da 16 GB di colore bianco. Alla fine di maggio invece questa iniziativa verrà ampliata con una serie di inviti, ancora una volta promossi proprio da OnePlus, proposti da OnePlus, per un numero di clienti più ampio. La commercializzazione vera e propria invece verrà affrontata alla fine di giugno, se tutto andrà come previsto. Questa uscita frammentata è ovviamente giustificata dal fatto che OnePlus è un brand nato da pochi mesi, quasi 6 mesi, e quindi ha bisogno di sondare il terreno per capire quanto è alta la richiesta a livello internazionale nei confronti di questo primo smartphone che viene offerto ad un prezzo così basso, con una scheda tecnica così alta. Quindi potrebbe essere, è stato un po' un colpo per il mercato di fascia alta, perché smartphone come S5, HTC One M8, ma anche iPhone e tutti i Nokia Lumia sono offerti a prezzi molto ma molto più alti, con praticamente lo stesso pacchetto tecnico o con delle leggere differenze. Se volete quindi altre informazioni su OnePlus One, cliccate sul link qui sotto, perché troverete sul nostro sito androidblog.it tutte le informazioni che vi servono sia su questo smartphone che tutto il resto del mondo Android, con decine di news ogni giorno in arrivo da ogni parte del mondo.
Quindi ragazzi, cliccate mi piace se volete vedere altri focus di questo tipo, altri editoriali riguardanti gli smartphone già usciti o che sono in fase di lancio. Esprimete un commento dandoci il vostro parere su OnePlus One e su quale sarà magari il destino di OnePlus One sul mercato, come verrà accolto in Italia e a livello internazionale. Dateci il vostro rapporto qualità-prezzo da 1 a 10 per quanto riguarda appunto questo OnePlus One, che si preannuncia essere veramente interessante. E non mi resta che ricordarvi l'iscrizione al canale. Seguite androidblog.it di giorno in giorno, perché ci sono sempre tante novità interessanti sul mondo Android. Da Tony, quindi ci vediamo al prossimo video su Android Blog.